Max Verstappen vince ancora a Monza e è sempre più lanciato verso il titolo mondiale. Charles Leclerc fa una grandissima pole e Carlos Sainz fa una grandissima rimonta. Tanti sono stati i piloti a brillare sulla pista di Monza, qualcuno ha brillato invece meno. In questo video vediamo chi ha vinto e chi ha perso nel Gran Premio d'Italia 2022. Ciao amici di Letta TV, bentornati. Altro video di analisi del Gran Premio d'Italia che si è disputato a Monza domenica 11 settembre. Siamo tornati da poco da questa trasferta molto impegnativa per tutti noi e per tutti i tifosi che sono accorsi tantissimi nell'Autodromo Nazionale. Vedremo qualche video, attivate la subscription per vedere qualche video del dietro le quinte del Gran Premio d'Italia se non ci siete stati, o magari per vedervi nelle nostre riprese. Ma oggi parliamo di chi ha vinto e chi ha perso nel Gran Premio d'Italia disputato a Monza nel 2022. Ovviamente ha vinto Max Verstappen, ha vinto la gara, ovviamente, ma ha praticamente vinto il mondiale. E soprattutto ha vinto il confronto contro chiunque. Cerco di spiegarmi. Le prestazioni di Max Verstappen, se comparate con quelle del compagno di squadra, devastanti. Le prestazioni di Max Verstappen, se comparate con Ferrari, grandissimo risultato. Ma soprattutto se comparate le prestazioni di Max Verstappen con le sue precedenti prestazioni all'Autodromo Nazionale di Monza, risultato spettacolare. Non aveva mai ottenuto una posizione migliore del quinto posto. Max Verstappen è un vincitore del Gran Premio d'Italia anche perché quest'anno per lui sembra essere la stagione dei record. Undicesima vittoria stagionale, già superato il record di 10 vittorie nel 2021 e ancora una volta una vittoria in rimonta. Rimonta meno spettacolare, se vogliamo, rispetto a quella di Spa, perché ha dovuto recuperare soltanto 6 posizioni, però ancora una volta una vittoria in rimonta e questa è una forza pazzesca, perché ovviamente a questo punto Max Verstappen può permettersi di prendere qualsiasi penalità e puntare alla vittoria in ogni caso. Un altro vincitore del weekend di Monza è sicuramente Carlos Sainz, che fa una gara pazzesca, partito 18esimo, recupera con dei sorpassi anche piuttosto spettacolari. Mi viene in mente Ascari sulla McLaren e tantissimi altri sorpassi in prima variante. Ha entusiasmato i tifosi che si sono incendiati sulle tribune ad ogni sua mossa, ad ogni suo sorpasso, e soprattutto dimostra di essere un pilota di alto livello. Spesso nel passato si è un po' rimproverato a Carlos Sainz la mancanza di incisività, soprattutto nella fase di sorpassi. Ecco, io credo che invece in questa gara, ma anche in qualche gara precedente, Carlos Sainz ha dimostrato non solo di essere the smooth operator, di essere un buon pilota, ha dimostrato di essere anche un pilota aggressivo, quindi un ottimo pilota quando serve effettuare le rimonte. Secondo me quest'anno Carlos Sainz, nonostante alcune sbavature, in realtà sta dimostrando ancora una volta di essere in crescita, quindi secondo me grande vittoria di Carlos Sainz dal punto di vista personale a questo Gran Premio d'Italia. Anche perché non dimentichiamo che ha terminato in quarta posizione, ma gli ultimi giri sotto safety car hanno annullato la sua possibilità di finire a podio, o la mancata restart dopo safety car ha comunque annullato le sue possibilità di provare a finire a podio. Se Carlos Sainz è stato un ottimo vincitore del weekend, va detto che il suo compagno di squadra Charles Leclerc ha ottenuto una pole straordinaria. Non ha vinto, era molto amareggiato a fine gara, questo si è visto, perché ci credeva veramente nella vittoria. Charles deve probabilmente ancora somatizzare il fatto che il mondiale di quest'anno è sfumato e lui ci credeva tantissimo all'inizio. Tuttavia io credo che possiamo inserirlo nei vincitori di questo weekend, perché la pole di sabato è stata veramente magica e ha dimostrato ancora una volta come Charles Leclerc, con una macchina competitiva, possa essere veramente un avversario di super livello. Altro vincitore del weekend, e non poteva essere altrimenti, Nyck de Vries, che dopo aver effettuato l'FP1 sulla Aston Martin venerdì, salta sulla Williams di Albon, colpito da appendicite, e corre il resto del weekend con la Williams e ottiene dei risultati straordinari. Ottima qualifica al sabato, ottima gara la domenica, finisce in P9, nono posto, ottimi 2 punti per lui. E a questo punto grande dimostrazione di forza, Nyck de Vries, non dimentichiamolo, pilota in orbita Mercedes, tra l'altro grande personaggio televisivo quando si occupa di effettuare le interviste nel post race show di F1 TV, quindi grande personaggio, personaggio da tenere d'occhio. Chi l'ha conosciuto in passato ha sempre detto molto bene di Nyck de Vries, ha vinto Formula 2, ha vinto e molto in molte altre categorie, un pilota che rischiava di essere dimenticato e che invece ha ottenuto un grandissimo rispetto in Williams, e a questo punto teniamolo d'occhio per il futuro. Nyck de Vries ci fa l'assist per aprire il capitolo degli sconfitti, e lo sconfitto principale, se comparato a Nyck de Vries, è ovviamente Nicolas Latifi, che dopo aver preso bastonate da qualsiasi
compagno di squadra, è ovvio che prendere bastonate anche da un compagno di squadra, seppur super talentuoso, però sale sulla macchina il sabato mattina, beh, è onestamente preoccupante. E a questo punto ci stiamo domandando, al netto di alterare i risultati dei mondiali o le gare con i suoi improbabili crash, cosa ci sta a fare Nick Latifi in Formula 1? Proseguendo nei loser, io inserirei Mercedes, perché secondo me Mercedes in realtà avrebbe dovuto fare di più. È vero che Russell ottiene il terzo posto, però Ferrari era sulla carta piuttosto in crisi, visto le ultime gare, ed era tendenzialmente vero sul circuito di casa, ma su un circuito a lei poco favorevole. Mercedes sembrava in grande crescita, e invece Mercedes, è vero che Monza non era probabilmente la pista migliore sulla carta, però visto i risultati ottenuti a Spa ci si aspettava onestamente di più. Il risultato è ottimo perché Russell di nuovo finisce a podio, tuttavia Mercedes non è mai stata in grado di impensierire Ferrari né sul passo del giro singolo né sul passo gara. Quindi secondo me Mercedes esce in realtà come loser di questo weekend. Ultimi loser di questo video è la Aston Martin. Non che ci si aspettasse chissà quale risultato da Aston Martin per la gara di Monza, però va detto che un Seb Vettel che si ritira a Monza dopo tutti i suoi anni in Ferrari, dopo aver vinto la sua prima gara a Monza nel 2008 e dopo aver vissuto sostanzialmente un calvario prestazionale quest'anno, ma anche e soprattutto a Monza, beh, non è stata una bellissima immagine, soprattutto per noi tifosi che eravamo in autodromo. Più in generale, il disastro Aston Martin si vede dal risultato in qualifica. Sostanzialmente la nona forza in campo su 10 vetture, una vettura nata male e che non ha permesso non solo a Seb Vettel ma anche al nostro, onestamente, adesso competitivi. Dalla tribuna dove eravamo noi, la tribuna numero 28 posta sul traguardo, era clamoroso vedere la Ferrari di Sainz recuperare le Aston Martin e poi staccarle tantissimo. È vero che stiamo comparando probabilmente la seconda vettura in campo con la nona, ma visivamente ad occhio era quasi imbarazzante il gap. Con questo direi che abbiamo concluso un video di analisi dei risultati per il Gran Premio Italia Monza. Vi ricordo che rilasceremo i video dei behind the scenes, quindi del dietro le quinte del weekend del Gran Premio d'Italia, in modo da dare anche un tocco di colore al nostro, alle nostre analisi, dare una sorta di reportage di tutto ciò che è successo nel weekend. Probabilmente faremo qualcosa in stile propaganda live per chi segue la 7. Ci piace dare anche questa visione di ciò che è Monza, perché Monza è un weekend che a noi tifosi piace definire il weekend più bello dell'anno. Quindi cercheremo di fare questo, attivate la campanellina per poter essere notificati quando il video sarà pronto e rilasciato qui. Sulla TV. Alla prossima.